Buonasera e ben ritrovati a tutti i telespettatori del canale 112 del Digitale Terrestre. Questa sera siamo a una nuova puntata di Nel Mirino e abbiamo come ospite un giornalista sportivo che siamo stati abituati a vedere, insomma, in tantissime televisioni e aver letto su tantissimi giornali. Ma adesso andremo a vedere meglio chi c'è. Ho il piacere e l'onore di avere qui con noi Attilio Malena. Buonasera Attilio e grazie di aver accettato il nostro invito. Buonasera, buonasera a tutti, grazie a voi per l'invito. Beh Attilio, intanto parto con una domanda proprio scontatissima, ma è giusto per capire, ma la passione per il giornalismo e per lo sport, quando e come nasce? Ma io credo che sia un po' un discorso abbastanza scontato. Io credo che in questo mestiere poi, anche per una piccola, breve, chi più o chi meno, non ci si debba preoccupare dell'orologio, ma sia frutto, come giustamente dicevi tu, della passione. In realtà non nasce, cioè nel senso che c'è sempre stata. Poi la mia, se vogliamo, come quella di tanti altri, si può definire un po' come i preti, no? È una vocazione, qualcosa che senti dentro, è un fuoco che arde, spesso si scontra con delle oggettive difficoltà, ma effettivamente nasce tra i 3 e i 4 anni, quando con i giocatorini riuscivi a fare le telecronache, quando poi ti affacciavi al mondo del calcio. A livello professionale, il mio primo articolo l'ho scritto sotto mentite spoglie quando avevo 13 anni, quando avevo 12 anni. Poi la prima apparizione in TV l'ho fatta a 17 anni e poi per il resto ormai ne ho 27. Credo di aver comunque cercato di dare sempre con grande passione per tutti coloro che mi abbiano dato la possibilità. Però credo che sia un fuoco che arde sin da quando si è piccoli, obiettivamente, sin da quando nasce la curiosità per capire cosa succede, come succede, le famose regole, quando, come e perché. Quindi, onestamente, almeno per riprendere la tua domanda, non nasce, c'è sempre stato. Bene Attilio, so che sei il direttore del palinsesto sportivo su GS Channel, ma ci vuoi spiegare di preciso in cosa consiste essere il direttore appunto di un palinsesto sportivo? Perché magari in molti non lo sanno. Beh, è una bella domanda, onestamente, quella che mi fai, Francesco. Ma in questo momento c'è da costruire. È un ruolo che poi avevo già ricoperto qualche anno fa per poco tempo, ma devo ringraziare per questo l'editore di GS Channel, il dottor Franco Recupero, che mi ha permesso di dare spazio chiaramente alla mia creatività con l'obiettivo di valicare determinati confini, di affermare GS Channel in tutto il palinsesto regionale e extraregionale, perché GS Channel è un canale visibile anche su Roma Capitale, con un bacino d'utenza, chiaramente, come ben sapete, di 4 milioni di abitanti. Nel concreto consiste innanzitutto nell'individuare dei format che possono essere chiaramente vicini alla visione dell'emittente. Poi calcolare anche il budget, perché è un ruolo che si interfaccia anche con l'area marketing, quindi scegliere i programmi per il palinsesto, metterli a fuoco, cercare anche i collaboratori giusti per poter far rendere il prodotto. Poi bisogna calcolare che il nostro è un palinsesto a forte vocazione sportiva che va dal lunedì alla domenica. Da quest'anno GS Channel è anche radiotelevisione ufficiale della regina, quindi oltre a focalizzare il budget e a focalizzare le trasmissioni, anche per quanto mi riguarda, scegliere gli ospiti giusti, individuare il cast giusto. Quindi veramente è un lavoro per cui si lascia a casa l'orologio e ci si dedica con tanta passione, sempre con l'entusiasmo e con la volontà di far crescere passo dopo passo poi questo progetto, perché poi, come ogni tipo di progetto, non si può, dal mio punto di vista, pretendere dei risultati domani o dopodomani. È un progetto, ci auguriamo, a lunga gettata, è un progetto sicuramente molto ambizioso, che entra a far parte comunque di un meccanismo già rodato, però questo non vuol dire che non si possa comunque creare qualcosa di nuovo, qualcosa di fresco, sempre con la solita passione e ovviamente cercando sempre di tener fede a quelli che sono i principi di questo mestiere, ovvero cercare di rendere al meglio con il minimo budget. Poi vale per tutti i direttori sportivi di ogni squadra. Bene Attilio, andiamo a parlare adesso di un sito internet calcio calabrese dove, se non erro, sei anche il direttore. Ti chiedo,
di cosa parla questo sito, anche se insomma già il titolo ci può dire abbastanza, e più che altro che effetto ti fa essere proprio il direttore. Ma l'effetto, ma io in questo caso più che direttore è un'idea che c'è nata perché poi da un gruppo di lavoro partito dal Covid, dal 2020, perché abbiamo deciso di mettere su con la nostra squadra che oggi conta più di 10 collaboratori, questo progetto per cercare di rimanere in qualche modo ancorati alla mia terra d'origine, per cercare di raccontare con una chiave diversa, con una chiave anche da un po' di tempo più diretta, fortemente a traino social, con reel, con trasmissioni, ovviamente sempre con il sito web e le notizie al centro. Come dicevo, è un'idea che nasce in pieno Covid nel 2020, a marzo 2020, quindi oggi stiamo già parlando di una creatura che ha già 4 anni, che comunque si è posta sempre in un determinato modo, ovvero cercando di mantenere una sobrietà, cercando di non andare a fare clickbait per raccogliere delle visite, ma sempre cercando di rimanere oggettivi, cercando di interfacciarsi sempre con personaggi di primo calibro. Io per questo progetto non posso fare altro che ringraziare la nostra squadra, la mia squadra che ogni giorno poi puntualmente è sempre lì sul pezzo e mi aiuta poi a portare avanti questa creatura, con tante difficoltà, perché obiettivamente non è mai sempre scontato semplice quando qualcuno guida un determinato progetto, che possa essere un sito web o che possa essere anche un'altra realtà differente, però onestamente, quando tutti eravamo impegnati nella quarantena a fare le pizze e a capire cosa dover fare, ecco, lì è nata quella scintilla ed è nato poi anche a livello editoriale in un periodo in cui poi non c'era calcio giocato, ci siamo dovuti inventare tante cose, però è un bel ricordo che mi porto dietro da un periodo non certo semplice per tutti. Bene, Attilio, ma ti va se puoi e se vuoi di svelarci un segreto? Ma Attilio segue e tifa qualche squadra in particolare o no? Ma io sono molto amante degli allenatori, sono sincero, io mi attacco molto ai personaggi perché io credo che poi oggi ci si attacca sempre e volentieri a degli ideali, della fede. Per esempio, in questo momento non nego che seguo con interesse, anche per via delle mie origini, il Napoli di Antonio Conte, perché per me Antonio Conte è un traino, è un faro, è un allenatore fuori classe che riesce a catalizzare tutta la sua attenzione. Nel panorama calabrese, per un motivo o per l'altro, io quando mi fanno questa domanda non ho problemi a dire tutte le squadre calabresi, ma non è assolutamente una frase fatta, perché o per un motivo o per l'altro, francamente, mi sento attaccato a tutte quante le squadre calabresi, dal Crotone con cui sono cresciuto a livello professionale, che mi ha dato comunque la possibilità di lanciarmi, raccontando tra l'altro la prima storica Serie A con Ivan Juric, fino al Cosenza, per cui ogni qualvolta ho studiato e sono rimasto per circa 4-5 anni in quella città, in cui mi trovo tuttora, tra l'altro, quando stiamo realizzando questa intervista. Quindi evidentemente, per forza di cose, mi sento attaccato, così come anche a Catanzaro, per via anche di questioni familiari, perché il mio paese d'origine è storicamente feudo catanzarese fino alla Regina. Ho avuto modo anche professionalmente di lavorare anche in questi giorni a stretto regime con la Regina, quindi non c'è effettivamente una squadra che prevale sull'altra, anche perché io penso che una regione come la Calabria debba fare sempre quadrato. Porto sempre avanti nel mio piccolo l'idea di un calcio calabrese unito, perché chiaramente in questo momento vive giorni non semplici, ma fino a qualche anno fa era l'unica cosa probabilmente che funzionava. Quindi, per rispondere alla tua domanda, in linea generale mi attacco ai personaggi: l'Inter di José Mourinho, il Napoli di Antonio Conte oggi e tante altre favole calcistiche. E ovviamente mi piace molto seguire il calcio di Serie B, dove tra l'altro abbiamo avuto modo lo scorso anno a TV Play di portare questo format che poi avevamo ripreso da un vecchio impegno professionale a Sport Italia nel 2017, e oggi portiamo avanti il Salotto Cadetto, che è un po' il calcio di Serie B, ma non di Serie B. Però, ritornando alla tua domanda, perché poi apriamo sempre mille parentesi, credo tutte le squadre calabresi, di affermarlo in maniera convinta, senza particolari giri di parole. Bene Attilio, e mi soffermo proprio sulle squadre calabresi. So che sei stato opinionista proprio della Regina Calcio, quindi ti chiedo, essere poi far parte di un programma, essere opinionista di una squadra, ti
ti porta un minimo ad essere a favore di quella squadra o comunque l'opinionista rimane imparziale sempre e comunque al 100%? Magari ecco, da casa uno può pensare, un giornalista, un conduttore o chiunque esso sia, si lega a una squadra, parla di quella squadra, quindi diventerà a 99% a favore di quella squadra sparlando delle altre, ma forse insomma così non è. Uno rimane con i piedi per terra ed è al 100% obiettivo. Se la squadra gioca bene, gli dà favore, ma se gioca male, lo dice tranquillamente. Ci puoi svelare in cosa consiste fare l'opinionista? Ma io credo che tu abbia centrato il punto, onestamente. Cercare sempre di rimanere coerente con le proprie idee, cercando di dire la propria sempre con la schiena dritta e con l'onestà intellettuale che ti contraddistingue. Poi è inutile dire che quando poi a quel punto ti ritrovi a commentare post partita e dopo partita nell'emittente ufficiale del club, è ovvio che determinati canoni non li puoi toccare, cioè non puoi dire quello che vuoi in maniera così spacciata, ma non è poi nel mio stile andare oltre. Personalmente cerco sempre di dire quello che penso con chiarezza, con efficacia. Poi il parere di ognuno di noi è opinabile, cioè nessuno potrà mai essere d'accordo, nessuno potrà apprezzarti fino in fondo, ci sarà sempre qualcuno che avrà da ridire con quello che dice, con quello che fai, però onestamente non è mai semplice tenere poi, soprattutto quando le cose non vanno bene. Quando le cose vanno bene è evidente che è tutto più facile, complimenti a iosa, determinate difficoltà che si aggirano, ma quando le cose vanno meno bene è complicato, perché lì ti trovi ad affrontare l'onda dei tifosi e a dover rappresentare comunque il malcontento. Quindi, come dicevi tu, anche i dirigenti di qualunque squadra o comunque i dirigenti di qualunque televisione, quando gli ascolti vanno bene, è evidente dire che il prodotto è bellissimo. Quando la squadra va benissimo, è evidente che gli acquisti sono stati tutti azzeccati. Quando le cose non vanno bene, sanno bene che non si può dire che tutto va benissimo, onestamente. Quindi, però, bisogna sempre cercare di mantenere il giusto confine tra il rispetto dei professionisti e dell'uomo. Cioè, personalmente non ho mai avuto e non ho mai apprezzato chi si espone e dice Tizio Caio è un incompetente. Non mi trovo d'accordo, perché onestamente, se un professionista fa quel lavoro da 30 anni, non ti puoi permettere di dire tu che fai un altro ruolo che è un incompetente. Cioè, devi comunque portare rispetto. Dal mio punto di vista, puoi criticarlo, puoi dire assolutamente non è un qualcosa che mi trova d'accordo, credo che questo acquisto non sia funzionale all'idea di calcio del proprio allenatore e tante altre affermazioni, però andare dritti sull'uomo e sul professionista non mi sembra corretto, perché poi dall'altra parte, quando lo fanno a parti alterne, noi siamo lì a battagliare a dire come ti permetti. Quindi bisogna sempre mantenere quel rispetto e quel dialogo reciproco con tutti, anche con i tifosi che ti seguono da casa e poi sono il vero cuore pulsante del lavoro di ognuno di noi. Bene, Attilio, sono perfettamente d'accordo con te, ma mi soffermo sempre su questo argomento, sulla televisione. So che hai condotto e conduci qualche programma televisivo, se non erro, poi mi correggi se sbaglio, Turnover. Ma passare dal essere sì in TV, ma come opinionista, all'essere in TV come conduttore, ti ha creato differenze? E se sì, quali hai notato? Sì, Turnover ha fatto parte del mio percorso professionale nel 2021, quest'anno insomma con GS Channel, il salotto cadetto per il momento su Pianeta Serie B, ma io francamente sì, onestamente personalmente mi piace molto la conduzione, cioè mi piace molto dettare il ritmo, giostrare la conversazione, fare il vigile urbano, perché poi il conduttore non deve mai essere, secondo me, mi hanno sempre insegnato che non deve mai essere sopra le righe. La differenza c'è, perché onestamente l'opinionista non è chiamato ad avere un ruolo cardine. Il conduttore in genere è colui che poi fa la trasmissione, è colui che la crea, che la mette in atto, non è semplicemente il pilota della macchina. Deve sapere che abitacolo guida, deve sapere che cilindrata ha la macchina, deve conoscere con chi si interfaccia. Quindi onestamente le responsabilità non mi sono mai pesate, anzi mi hanno sempre intrigato e continuano a farlo, ma per tutte le componenti della vita. E come opinionista puoi permetterti anche la libertà di dire quello che pensi, però sempre
Sempre non allungandoti, perché poi i tempi televisivi sono importanti, secondo me, quelli li hai anche dentro, cioè non per forza parlando 2 minuti da opinionista devi dimostrare di essere bravo, anche parlando poco si può dimostrare di avere le idee giuste, sempre opinabili, però personalmente preferisco sempre condurre. E per quanto invece riguarda la radio, so che hai fatto anche radio. In quel campo ovviamente non c'hai delle telecamere puntate addosso, bensì è tutto a voce e la tua voce deve spiegare, deve descrivere tutto ciò che vuoi. Non servono gesti e non servono espressioni del volto. A tuo avviso è più semplice la radio o la televisione, visto che le hai fatte entrambe? Ma la radio è bella e credo sia la gavetta più bella, onestamente, perché la radio ti dà i tempi, la radio ti detta la linea da seguire, poi radio onestamente puoi sperimentare tanto perché ti senti libero, onestamente, come giustamente dicevi tu, quando non hai telecamere, microfoni, non ti devi preoccupare dell'abbigliamento, devi pensare solamente a cosa dire e farlo nel miglior modo possibile e riuscire ad avere ritmo e a non annoiare chi ti ascolta. Però poi oggi anche quel mezzo è mutato, perché la radio non è più semplice radio, ormai le visual radio, gli streaming sui siti, le radiovisioni, cioè non sei più catalizzato nell'ambiente radio, è sempre ormai radio-televisione, però mi è capitato di fare solo la radio ed è qualcosa secondo me di molto bello, ti dà i tempi, io devo ringraziarla semplicemente perché mi ha dato i tempi per poter magari esprimermi in poco tempo dicendo quello che penso. La televisione invece è un mondo diverso. In entrambe credo che ci sia un lavoro sotterraneo molto importante perché poi penso che nessuno ci tenga a fare brutte figure e si punta sempre a fare il massimo. Ovviamente si può sbagliare, si può sempre migliorare, non ci si deve sentire mai arrivati, però onestamente io sento proprio a pelle un'attrazione fatale per la TV. Ma credo che poi sia qualcosa che ti faccia arrivare in maniera diretta nelle case di chi ti segue. Ovviamente in maniera piccola, ti possono seguire anche una persona, 2 persone, fino a 20.000 persone, insomma, dipende poi dal contesto in cui ti trovi. Però onestamente la differenza c'è sostanziale, però io credo che poi ci sia sempre una linea comune che spiega entrambi i mezzi, perché l'ascoltatore, il telespettatore da casa non è stupido. È molto intelligente, sa bene se tu sei preparato, si accorge bene se tu sei genuino, si accorge bene se tu non sei costruito. Quindi la TV spesso e volentieri, nel 90% dei casi, poi c'è anche chi è un bravissimo attore, ci mancherebbe altro, è verità. Bene Attilio, ma prima di salutarti ti voglio fare un'ultimissima domanda. A un certo punto della tua carriera, forse se non erro agli inizi, si sono accesi i riflettori della RAI su di te. Infatti hai fatto l'inviato anche per la RAI nei campi della Calabria nella Serie B, se non erro. Ma essere per questa grande emittente televisiva, che effetto e che sensazione ti ha dato? Beh, io posso dire veramente pochissimo perché onestamente hai citato un'avventura stupenda, straordinaria e seppur per qualche mese, per più mesi, cioè entri a far parte di un meccanismo dove ti rendi conto che vale la pena fare ore di pullman, vale la pena prendere ogni mezzo disponibile, dormire in ogni dove perché poi lì ti accorgi che di quanto sia potente il mezzo televisivo, perché bastano 30 secondi di un'apparizione in quel determinato contesto e ti arriva una pioggia di messaggi incredibile che probabilmente non ti arriverà nemmeno in 5 anni di trasmissioni consecutive in altri luoghi. Ma è bello perché poi ti interfacci con determinati professionisti che poi vedi spiccare il volo e dici: ma io ho avuto modo di scambiare qualche chiacchiera, di scambiare qualche collegamento, qualche intervento. Poi al timone di quel programma, che dal mio punto di vista era un'idea anche molto, molto bella, perché poi la Serie B vive il territorio, vive molto i contesti sociali ed è un volano non solo di emozioni calcistiche, ma anche di territorialità. Cioè, al timone di quella trasmissione c'erano Gabriele Corsi e Andrea De Logu, cioè entrambi grandi professionisti che hanno fatto di tutto e di più, cioè stiamo parlando di due tra i migliori conduttori e conduttrici in quel caso italiani, quindi onestamente
non può che essere una responsabilità e non può che essere stato un onore clamoroso, cioè credo che quello sia davvero uno dei punti più alti che ognuno di noi possa toccare, con la speranza di, perché no, di provare a fare qualcosa di diverso, magari di tornare ad avvicinarci a quel tipo di contesto. Bene, Attilio, siamo davvero in chiusura. Prima di salutarti, ti faccio un'ultimissima domanda. Più che una domanda, un consiglio a tutti i telespettatori che ci stanno ascoltando. Ma chi sogna di avvicinarsi a questo sport, parlando ovviamente in maniera televisiva? Quindi chi volesse fare una carriera giornalistica o televisiva o di opinionista, che consiglio vorresti dare loro per raggiungere al meglio questo obiettivo? Ah, il mio non è un consiglio, è una considerazione personale, frutto dell'esperienza, onestamente, che seppur nella giovane età mi ha portato a dire questo, non è facile, non sarà facile, però onestamente è un qualcosa a cui non ci si deve avvicinare per arrivare, diciamo, a dire io faccio quello solo per visibilità, devi avere quel fuoco dentro, ti deve piacere. Poi non devi mollare al primo ostacolo perché ci saranno tantissimi ostacoli e ci sono continuamente tutti i giorni qualcuno che vuole osteggiarti, qualcuno che non ti dà la possibilità, qualcuno che ti copre, poi il sistema, comunque un sistema che non permette ai giovani di sognare, dobbiamo dirle queste cose perché altrimenti non saremmo realisti. Però mi sento di dire che oggi ci si sta spostando di più, il giornalista non è più solo giornalista, ma chi riesce, ma chi si afferma, deve pensare da imprenditore, deve pensare da giornalista e da imprenditore, perché poi quello fa la differenza. Questo è il mio umile piccolo consiglio nell'esperienza ultradecennale ormai. Bene, Attilio, io ti ringrazio per aver accettato il nostro invito, per essere stato qui con noi e perché no, io da tifoso del Siena spero di rincontrarti in qualche trasmissione di Serie A o Serie B dove è tornato anche il nostro Siena. Assolutamente, anche perché poi stiamo parlando di una piazza eccellente, cioè non perché stiamo trasmettendo da lì, ma perché onestamente poi queste piazze, io mi allargo un attimino e dico Siena, Reggio Calabria, Siracusa, tante altre piazze, perché non puntare sulla forza e sul blasone di queste piazze e dire no alle squadre B che non servono a niente? Io tifo per queste piazze, non tifo per le squadre B. Grazie a voi per l'invito, un saluto a tutti. Bene Attilio, ti ringrazio ancora una volta e ovviamente il mio grazie va a tutti voi che ci avete ascoltato e ci vediamo come sempre lunedì prossimo alle ore 20. Buona serata a tutti con la nostra programmazione.